yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war, you can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame. Il vincitore della scorsa edizione della Ronde dell'Avanzarsina. Accogliamo con grande applauso Marco Paccagnella. Allora Marco, ci siamo, manca poco. Sì, siamo qua, speriamo di ripetere il lavoro fatto l'anno scorso. Quest'anno siamo con la Focus, vediamo un po'. Sarà una bella lotta, perché l'anno scorso hai vinto, però quest'anno diciamo sarà veramente duro di confermarsi. Gli avversari sono molto tosti, però tu ci proverai. Sì, certo, sono tutti molto forti, per cui bisogna cercare di guidare al meglio e vedremo di fare il nostro dovere. Perfetto, ti ringrazio, a domani, in bocca al lupo anche a te, a Paccagnella e Bianco con la Ford Focus WRC. E ci ha provato infatti Paccagnella in coppia con Bianco, il vincitore lo scorso anno, pochi secondi di distacco dal vincitore, peccato. Sì, peccato, diciamo che siamo contenti, anche perché va bene, prendere pochi secondi da Marco Silva è sempre un bel risultato in ogni caso. Speravamo di essere un po' più vicini, però va bene così. Stavate dicendo che c'era qualche problema di assetto, poi è stato rimediato col tutto, infatti sulla terza prova è strappato il miglior tempo per 2 decimi. Sì, esatto, abbiamo avuto questo piccolo problema di assetto perché non era a posto come la desideravo io, poi pian piano ci abbiamo lavorato finché siamo riusciti a trovare il giusto setup e quindi... Complimenti ragazzi. Grazie. Alla prossima allora, vi lascio ai fotografi per le foto di rito, Paccagnella e Bianco, secondi assoluti con la Ford Focus WRC dopo un bellissimo testa a testa con Silva. Il distacco finale è di soli 8 secondi, pensate.